oscuri il volto. Evidentemente Montebelluna non porta molto bene. L'anno scorso e quest'anno non è che siamo stati molto fortunati. Determinante l'espulsione? Beh, sicuramente la partita è stata condizionata dall'espulsione. Però devo fare un plauso ai ragazzi perché anche in 10 hanno giocato praticamente per un'ora in 10 e sono riusciti a stare in partita. Purtroppo hanno preso questo gol che ha vanificato i tre punti quando secondo me ci potevano stare. Ci sono un po' troppo fermati dopo il primo gol di Marangon che si poteva spingere. Ma no, perché abbiamo avuto anche altre due o tre situazioni in cui potevamo fare gol, quindi stavamo provando a fare il raddoppio. Purtroppo l'espulsione di Juric ha sicuramente condizionato, anche se devo dire che i ragazzi sono stati compatti e hanno continuato a giocare anche non pensando solo a difendersi. Poi alla fine ho provato il cambio, ho provato comunque a cercare di trovare le soluzioni e ovviamente per la questione dei fuori quota trovare delle alchimie per cui potessero coesistere fuori quota. Dalla tribuna la sensazione era che quando siamo rimasti in 10 Ciama avesse molta più libertà. Poi hai pensato un cambio su ma non è non era semplicissimo gestire e come si poteva gestire, non è così semplice come sembra dalla tribuna, perché bisogna fare i conti sia dei fuori quota sia ovviamente delle caratteristiche dei giocatori e dei ruoli che devono andare a ricoprire. Non è che ci fossero. Non perché avessero fatto male gli altri. No, ma è questo il punto che non è semplicissimo. O tu metti dentro un difensore in più e decidi di difenderti per tutta la partita, ci può stare, come no, perché ripeto, nel momento in cui tu metti dentro un difensore in più e rinunci a qualche attaccante, che in quel caso lì era Marangon, è ovvio che la squadra avversaria ti si riversa nella metà campo del se non era una cosa sempre da gestire. Io credo che abbiamo gestito bene la partita anche dal punto di vista tattico, ma nel momento in cui vedo la squadra che comunque in 10 contro 11 è comunque propositiva, vuol dire che stiamo sbattendo bene anche dal punto di vista tattico la partita. Ferretti entrato e detto su Ferretti. Ah, Ferretti, sì. Sì, sulle palle alte sicuramente importantissimo il suo contributo. Chiaro che è entrato in una situazione in cui non era semplice neanche rifornirlo, insomma, perché poi, ripeto, c'era una situazione del campo che non è che aiutava moltissimo a giocare. Molti ci volevano. Però devo dire, ma avevano più tacchi di giù stavolta, quindi non c'è, era proprio un problema di campo. Poi devo dire che c'è stata una grande prova sia di Tattini che del centrocampo in generale, ma Tattini, Erma, Mbago lo stesso hanno giocato bene, hanno tenuto bene il centrocampo, insomma, e siamo riusciti, ripeto, a giocare una partita praticamente alla pari, anche se eravamo uniti. Quindi devo fare un plauso ai ragazzi che si sono sacrificati e anche al prof che evidentemente ci sta preparando bene. Senti, il tuo giudizio sull'espulsione di Juric, è parsa molto affrettata. Allora, prima di tutto non è affatto. Se lo andate a rivedere, da quello che mi dice anche il ragazzo, è il giocatore avversario che ha colpito Juric e non viceversa. E il secondo probabilmente è stata affrettata anche la munizione sul secondo fallo, probabilmente che dopo pochi minuti andare a gestire così. A parte che secondo me in quel momento lì gli era sfuggito un pochino la partita perché ha distribuito munizioni qua e di là, forse si è reso conto che stava un po' esagerando. Poi siamo stati sfortunati anche perché avevamo il problema di bloccati che a un certo punto del primo tempo mi ha detto che gli stava dovendo il colpaccio e infatti ho dovuto sostituirlo. L'ho dovuto una sostituzione perché aveva il traffico. Però è stato un giocatore che ha dato comunque molto ritmo anche al centrocampo, un centrocampo in inferiorità numerica. Senti, l'ultima domanda, siamo abbonati a sti pareggi? Ah, mi spero di no, spero proprio di no, perché noi abbiamo bisogno di vittorie per andare avanti, perché sennò, anche se vedo che comunque il campionato è abbastanza particolare, cioè, nessuna partita è scontata. Va bene? Grazie.